Siete pronti per questa storia? Sì. Dai. Dove è finita la stella cometa? Quando i re magi lasciarono Betlemme, salutarono cortesemente Giuseppe e Maria, baciarono il piccolo Gesù, fecero una carezza al bue e all'asino. Poi con un sospiro salirono sulle loro magnifiche cavalcature e ripartirono. La nostra missione è compiuta, disse Melchiorre, facendo tintinnare i finimenti del suo cammello. Torniamo a casa, esclamò Gaspare, tirando le briglie del suo cavallo bianco. Guardate, la stella continua a guidarci, annunciò Baldassarre. La stella cometa dal cielo sembrò ammiccare e si avviò verso oriente. La corte dei magi si avviò serpeggiando attraverso il deserto di Giudea. La stella li guidava e i magi procedevano tranquilli e sicuri. Era una stella così grande e luminosa che anche di giorno era perfettamente visibile. Così, in pochi giorni, i magi giunsero in vista del Monte delle Vittorie, dove si erano trovati e dove le loro strade si dividevano. Ma proprio quella notte cercarono invano la stella in cielo. Era scomparsa. «La nostra stella non c'è più», si lamentò Melchiorre. «Non l'abbiamo nemmeno salutata». C'era una sfumatura di pianto nella sua voce. Pazienza, ribatté Gaspare, che aveva uno spirito pratico. Adesso possiamo cavalcarcela da soli. Chiederemo indicazione ai pastori e ai carovanieri di passaggio. Baldassarre scrutava il cielo ansiosamente. Sperava di rivedere la sua stella. Il profondo e immenso cielo di velluto blu era un trionfo di stelle grandi e piccole. Ma la cometa dall'inconfondibile luce dorata non c'era proprio più. Dove sarà andata? Domandò deluso. Nessuno rispose. In silenzio ripresero la marcia verso oriente. La silenziosa carovana si trovò presto ad un incrocio di piste. Qual era quella giusta? Videro un gregge sparso sul fianco della collina e cercarono il pastore. Era un giovane con gli occhi gentili, nel volto coperto dalla barba nera. Il pastore si avvicinò e senza esitare indicò ai magi la pista da seguire. Poi con semplicità offrì a tutti latte e formaggio. In quel momento, sulla sua fronte apparve una piccola, inconfondibile luce dorata. I magi ripartirono pensierosi. Dopo un po',
incontrarono un villaggio. Sulla soglia di una piccola casa, una donna cullava teneramente il suo bambino. Baldassarre vide sulla sua fronte, sotto il velo, una luce dorata e sorrise. Cominciava a capire. Più avanti, ai margini della strada, si imbatterono in un carovaniere che si affannava intorno ad uno dei suoi dromedari, che era caduto e aveva disperso il carico all'intorno. Un passante si era fermato e lo aiutava a rimettere in piedi la povera bestia. Baldassarre vide chiaramente una piccola luce dorata brillare sulla fronte del compassionevole passante. «Adesso so dove è finita la nostra stella!» esclamò Baldassarre in tono acceso. «È esplosa e i frammenti si sono posati ovunque. C'è un cuore buono e generoso!» Melchiorre approvò. «La nostra stella continua a segnare la strada di Betlemme e a portare il messaggio del santo bambino. Ciò che conta è l'amore, i gesti concreti dell'amore e della bontà. Insieme formano la nuova stella cometa», concluse Gaspare, e sorrise perché sulla fronte dei suoi compagni d'avventura era comparsa una piccola ma inconfondibile luce dorata. Wow! Vedi? Sì. Bene, amore. Io un po' la conoscevo. La conoscevi? Ma... un pochino, ma è del passato? Sì.